Per capire cosa ci ha spinto a scendere il fiume Coppermine, bisogna fare un salto indietro nella storia di qualche anno, circa 240. A quell'epoca, tutta quella zona che va ad ovest dell'Ontario fino all'Alaska era sconosciuta. Sulle carte geografiche c'era scritto territori ignoti. Furono essenzialmente due i motivi per cui un gruppo di esploratori venne spinto a entrarci. Uno è facile e intuibile, conoscerlo e mapparlo. L'altro invece era un motivo commerciale. Trovare una via di comunicazione tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico attraverso il continente nordamericano, possibilmente via fiume. Era il mitico passaggio nord-ovest. Ci si cimentarono in tanti. Cabot, Cartier, Hudson, Fraser, Mackenzie e Franklin. Parlando però del fiume Coppermine, non possiamo non parlare di Samuel Byrne, il primo uomo bianco che nel 1771 arrivò a vedere l'oceano glaciale artico passando attraverso il continente nordamericano. Non impazzite a cercare il fiume Coppermine sulle carte geografiche, ve lo faccio vedere io. Territori nord-ovest del Canada, superficie 3.600.000 km2, abitanti 40.000, di cui 20.000 nella capitale Yellowknife, gli altri sparsi un po' di qua e un po' di là. Per trovare il fiume Coppermine bisogna spostarsi 360 km a nord-est da Yellowknife, al Lake du Gras. Da qui basta seguire il fiume, sono 850 km, fino al mare glaciale artico, dove c'è una piccola cittadina che prende il nome dal fiume, Coppermine. Quando con Marco Alessandrini cominciamo a occuparci del fiume Coppermine, internet non esisteva, non se ne sapeva nulla. Tutto quello che si poteva raccogliere come informazione si trovava qua. È un sistema antico, obsoleto, i libri. Ma questi hanno una caratteristica particolare. Odorano, ma non odorano solo di carta. Odorano di avventura, di coraggio, di spazi immensi, di cuori impavidi. E se uno ci fa attenzione, sì, si sente anche il rumore del vento. Dicevamo quindi, partenza nei territori del nord-ovest, da Yellowknife, sul Great Slavey Lake. Arrivarci in autobus è facile, ma la strada finisce qua. Le macchine sono scarsine da queste parti. Ci si sposta in idrovolante e quasi ogni abitante ne ha uno ormeggiato al pontile prospiciente casa. Per raggiungere la nostra meta, quindi, nessun problema. Facciamo provviste e cerchiamo uno strappo fino al Lake du Gras. Visto che pare proprio non si possa montare un portapacchi sul Cerna, leghiamo la canoa a un pattino dell'idrovolante. Qui deve essere una cosa normale, perché nessuno trova da obiettare. In un giorno siamo già belle che pronti per il decollo. Mentre sorvoliamo questa immensa distesa formata da migliaia di piccoli laghi e corsi d'acqua, il pilota ci ricorda che una volta arrivati alla fine del fiume, è meglio chiamare via radio per avvisare che siamo salvi. Così tolgono lo stand-by. Ci ricorda infatti che in ogni caso non verrebbero a cercarci, il territorio è troppo vasto. E ci comunica che a sua conoscenza per 800 km verso nord e 300 verso sud, siamo gli unici due esseri umani in questa zona. Mentre faccio i debiti scongiuri seguendo ancestrali ma irripetibili gesti, atterriamo nel mezzo del lago. E qui passiamo direttamente su quella che sarà la nostra casa per i prossimi 15 giorni. Poi l'aereo decolla e se ne va. Intorno è tutto calmo, silenzioso e sereno. Ma sotto sotto son pervaso da un senso di assoluta solitudine. Per fortuna sono con Marco Alessandrini, figlio di Andrea, il più noto costruttore italiano di canoe. E quello che lui non sa sui fiumi può essere abbondantemente scritto sul retro di un francobollo. Quindi tranquilli, come disse Attilio Regolo, siamo in una botte di ferro.
ci troviamo pochi gradi oltre il circolo polare artico. Questo vuol dire per noi che tutto intorno c'è prima la tundra e poi il permafrost. Il limite dove crescono gli alberi, anche se è variabile, è un po' più a sud. Per fare il fuoco però possiamo raccogliere la legna che il fiume trasporta da latitudini più temperate. E il fornelletto che ci siamo portati a scopo precauzionale resterà per la maggior parte del tempo dentro le sacche impermeabili. Non abbiamo con noi mappe precise, anche perché non esistono delle cartografie esatte del fiume. E nemmeno un GPS, perché quando con Marco siamo arrivati qui non erano ancora disponibili. Difficile quindi sapere la nostra esatta posizione e nemmeno quanti chilometri percorriamo al giorno. Possiamo solo affidarci al buon senso e all'esperienza. Il nostro unico riferimento sono gli scritti di Samuel Hearne che portiamo con noi. In sostanza basta seguire però il verso della corrente per arrivare all'oceano Artico. Quindi il rischio di perdersi è quasi nullo. Anche se a dirla tutta, un po' di preoccupazione fa parte del nostro bagaglio quotidiano. Animali in giro se ne incontrano parecchi, grandi e piccini. Alcuni ci guardano con curiosità, altri ci ignorano, molti ci succhiano il sangue. Però nessun pericolo, è inutile portarsi armi. Piuttosto, in questi estesi acquitrini, se mai voleste farci un giro, ricordate che un paio di litri di repellente per zanzara possono rivelarsi davvero essenziali. Stiamo seguendo passo passo il tragitto di Samuel Hearne. Qui, da 240 anni, nulla è cambiato e con quasi assoluta certezza quello che vediamo noi oggi è quanto ha visto lui con i suoi compagni durante il viaggio del 1771. Non sappiamo dire se, come a noi, anche lui e i suoi compagni piacesse remare verso l'imbrunire quando il vento artico si placa. Nei suoi diari non dice nulla in merito, ma a noi piace pensare di sì. Il sole a questa latitudine non tramonta mai completamente, sfiora solo l'orizzonte, colorando il cielo con tramonti di fuoco. La pipa che fumo era una tradizione dei rematori francesi. Divenne anche un sistema per il calcolo dell'intensità della corrente. Tante pipe per scendere un fiume e tante per risalirlo. E le tradizioni ovviamente vanno rispettate. Il fiume ha una conformazione un po' particolare. All'inizio è poco più che un fiumiciattolo, ma si riversa in numerosi laghi lungo il suo percorso fino al mare e ogni volta che esce è un pochettino più grosso. È un susseguirsi di tratti tranquilli e rapide, alcune anche abbastanza impegnative. Arrivati a Rocky Defile, le alte sponde di un canyon forzano le acque lungo le pareti ripide della montagna. Valutiamo bene la situazione e poi ci prepariamo con caschi, salvagenti, per passare la grossa rapida che si è formata. Forse un'idea non troppo geniale, visto che siamo con una canoa canadese completamente aperta, e quando usciamo infatti dal canyon abbiamo imbarcato così tanta acqua che quasi rischiamo di affondare. Mentre svuotiamo la canoa sulla riva del fiume ci accorgiamo che non siamo gli unici ad aver passato questo tratto di fiume, ma a loro è andata decisamente peggio. Mentre ci chiediamo come abbiano fatto a tornare indietro, troviamo anche le due lapidi dei nostri sfortunati predecessori. Non sono tornati. Il fiume prosegue con un continuo susseguirsi di spazi aperti e di canyon, dai quali scendono alte cascate. Il loro rumore è l'unico suono che si avverte in giro. I giorni passano lentamente mentre scendiamo il fiume e con Marco l'intesa è semplice, così come è semplice il nostro vivere. In questo immenso nulla ci sentiamo tranquilli e cerchiamo anche di non dare disturbi. Vi sembra ridicolo? Per noi no. Ci piace pensare di essere ospiti qui e come tali ci comportiamo, non lasciamo dietro rifiuti e cancelliamo anche le tracce dei nostri fuochi. Vogliamo lasciare tutto così com'è, immacolato e immutato da sempre.
La presenza di un Inuksuk, queste costruzioni rituali degli indiani Inuit, ci conferma che siamo nel loro territorio, ma non vedremo nessuno fino alla fine. Il campo la sera, quando abbiamo la possibilità di trovare della legna e accendere un fuoco, è davvero un attimo di relax. È anche il momento buono per asciugare vestiti e bagagli. Perché occorre dire che se qui le zanzare sono una costante, il tempo è davvero variabile. Come sempre da queste parti, violenti scrosci d'acqua si alternano a cieli sereni, anche se i primi sono sicuramente più frequenti dei secondi. L'ultimo ostacolo prima del villaggio di Coppermine è rappresentato dalla Bloody Rapids, la rapida insanguinata. Il nome deriva da un tragico episodio successo durante la prima discesa del fiume. Racconta Samuel Hearn che presso la sponda ovest gli indiani che lo accompagnavano come guide uccisero alcuni Inuit, loro tradizionali nemici, e da qui il triste nome. Le foto che facciamo sulla sponda est del fiume, dove ci fermiamo per studiare la rapida, sono incredibilmente sovrapponibili al disegno originale fatto dal cartografo dell'esploratore, più di due secoli fa. Dopo la rapida il fiume spiana e si allarga, quasi fosse un lago, e il freddo vento del nord spazza la superficie. Sono passate due settimane dalla nostra partenza da Yellowknife e i viveri sono quasi finiti, ma ormai solo pochi chilometri ci separano dal villaggio. Oh, non aspettatevi di vedere granché, qui vivono solo poche decine di persone che non amano tra l'altro essere riprese in foto, desiderio che ovviamente rispettiamo. Quelle che appaiono davanti a noi sono le acque del mare di Beaufort, una parte del passaggio nord-ovest. E sarà un vecchio bimotore a riportarci la civiltà, anche se qui, per la verità, noi ci siamo trovati davvero bene. Bene, il nostro viaggio finisce qua. Ce ne sarebbero ancora di cose da raccontare, però mi sa che si è fatto un po' tardi. Vuol dire che sarà per la prossima volta.